Siamo felici di ospitare la seconda tappa del campionato italiano amputati, è un onore per la nostra città ospitare questo evento, io ho avuto modo di ringraziare anche il Presidente. Questo è un momento di sport, di agonismo, ma è anche un forte momento di cultura, perché passano dei messaggi importanti, lo sport è sopra le barriere, lo sport come determinazione, come emancipazione e la dimostrazione che le diverse abilità si possono esprimere in tanti modi. Il calcio amputati è una disciplina che si sta facendo in campo internazionale prepotentemente. In Italia è un movimento molto giovane che è nato praticamente 8 anni fa perché un ragazzo nato senza una gamba ha voluto confrontarsi con giocatori col suo stesso problema. Quindi con Facebook è riuscito a mettersi in contatto con altri giocatori e pian piano è nata questa squadra che poi è diventata la nazionale. Io allenando lui automaticamente è stato quasi, devo dire, automatico diventare poi allenatore e poi adesso CT della nazionale. Devo dire che sì, è stato molto emozionante per me fare tutto questo percorso, lavorare con questi ragazzi che poi si sono rivelati ragazzi eccezionali, perché persone che riescono a superare i propri limiti poi riescono poi ad insegnarti e darti tantissimo. Ad oggi siamo arrivati alla costituzione di 4 club. E proprio con questi 4 club questo è il secondo anno che promuoviamo il campionato italiano per calcio amputati. È un evento che ovviamente sta crescendo a dismisura, a tal punto che anche attraverso le relazioni con il Comitato Italiano Paralimpico e tra il Comitato Paralimpico, la Federazione e la Federazione Italiana Gioco Calcio, si sta pensando di poter anche aprire all'interno della Federazione Gioco Calcio, che sarebbe per noi un evento particolarmente importante, perché vuol dire coinvolgere ancora una volta una federazione olimpica nel accogliere al proprio interno la sezione paralimpica, si potrà, noi speriamo nei prossimi anni, già partendo dall'anno prossimo, di poter iniziare ad annoverare all'interno di un percorso della FIGC anche quello che riguarda il calcio amputati. Il calcio è gioia, diciamo, il sport è gioia di vivere, è una opportunità, diciamo, che mi è stato dato di poter esprimere me stesso anche con la mia disabilità parziale che ho, quindi a posto di uno di piangersi addosso dopo un incidente brutto che può capitare a qualsiasi persona nella vita, ho deciso di rimboccarmi le maniche e di far vedere che non sto aspettando chiuso in casa, ma ho preferito di uscire dal mio guscio, diciamo, del momento che ce l'avevo. 9 anni fa mi sono infortunato e ho perso il braccio, l'arto, e poi ho scoperto che nel tempo c'era comunque la possibilità ancora di giocare, e quando ho saputo appunto che c'era questa possibilità ne ho approfittato, anche perché ho sempre giocato a calcio ed era il mio sport preferito. E ho sempre giocato in porta e il fatto che possa giocare con una mano in porta mi ha dato ulteriori stimoli. È uno sport, è un calcio come quello dei normodotati, non cambia assolutamente niente, la differenza è che calciamo con una gamba i giocatori e i portieri parano una mano. Ed è un modo per uscire spesso e volentieri, come nel mio caso, da situazioni di depressione o comunque molto, molto difficili, perché quando uno perde un arto fa molta difficoltà a somatizzare questa situazione, e quindi per me lo sport è stato molto importante.